Ecco la tomba, nascosta tra la sabbia. Queste incisioni sono alquanto sinistre. Ora capisco perché non viene nessuno da queste parti. Cos'è successo? Ma queste enormi pietre bloccano l'ingresso. Ebbene, relitto umano, che te ne pare della tomba? O dovrei dire della tua tomba? Il padrone mi ha annunciato il tuo arrivo. Ha detto che bramavi una morte orrenda. Soffrirai le più terribili agonie. Morirai di fame e di sete, prigioniero delle tenebre. Nessuno si azzarda a venire da queste parti e nessuno sentirà le tue urla. La folla si impadronirà di te prima di morire. Deve essere uno dei tirapiedi di Dracula. Forse è stato lui ad avvelenare i cammelli. E non c'è nessun modo per spostare questi massi. Mi resta solo una cosa da fare. Esplorare la tomba in cerca di un'altra uscita. Pare utilizzassero questa sala per conservare attrezzi e impalcature durante gli scavi. Il manico è inservibile, ma la testa sembra solida. Questo scheletro non è qui da molto. Immagino che non le dispiacerà che mi porti via questo. Potrebbe servirmi come corda. Potrebbe essermi utile. Santi numi. Devo tenere gli occhi aperti. Stai attento. Presto farà buio. Prenderò con me questa lanterna. Questa porta è invalicabile per uno come me, ma un essere capace di trasformarsi in nebbia potrebbe attraversarla in un batter d'occhio. Questa fanciulla è morta da meno di 2 giorni. Povera ragazza. Quel dannato demonio non ha un briciolo di cuore. E sembra che sia già riuscito ad avere il Demonomicon. Devo trovarlo quanto prima. Indossava una gran tunica nera e una cintura molto lunga. La prendo. Questo disegno è così tenebroso. L'uomo che stanno imbalsamando sembra vivo e pare proprio che stia leggendo. Senza dubbio un tavolo da interventi. Strisce di lino per imbalsamare le mummie. Potrei usarle come funi. Olio. Com'è diverso visto da sotto.
Ora posso scendere. Ah, non vedo nulla. Ho bisogno di luce. Che morte orribile. Ma almeno posso utilizzare il palo che ha rotto. Sembra solido. Questo scheletro non è qui da molto. Le stesse erbe con cui sono stati avvelenati i cammelli di Mustafa. Devo trovare un modo per arrivare a Il Cairo. Credo che qui ci sia un'apertura. Il piccone si è rotto, ma porterò con me il palo di legno. Non si sa mai. Voi cosa ci fate qui? Ti stavo aspettando, figlio mio. Credo che avrai bisogno di un cammello per tornare a Il Cairo. Grazie. Non mi aspettavo che qualcuno sarebbe venuto a cercarmi. Credevo che tutti fossero terrorizzati da questo posto. Ed è così. Questo luogo è la tomba del sommo sacerdote dell'uomo nero senza volto, il cui culto sanguinario e cannibale durò per secoli. Lo so, per questo sono venuto fin qui. Credevo che avrei trovato il Demonomicon, e invece non è più nella tomba. Cosa hai intenzione di fare con quel dannato libro? Non sai che è uno strumento al servizio del male? Serbavo ancora qualche speranza che non fosse così. In Inghilterra una giovane amica è stata oggetto di una terribile maledizione. Ho pensato che l'unico modo per salvarla sarebbe stato scoprire nel libro l'origine del suo male per trovare un rimedio, ma temo che mi abbiano anticipato. Pare che voi sappiate molto su questo posto. Sono Erodoto di Giudea, membro di un ordine copto e guardiano dei poteri sovrannaturali. Devi sapere che durante i secoli che seguirono alla sepoltura del sacerdote nero, questa tomba fu circondata da un'intensa e malefica aura che fece marcire la terra che la circondava. Gli uomini e le donne furono vittime di una follia omicida. Quelle terre furono infestate da sciami di insetti e anfibi. Nascevano bambini deformi. Il bestiame si ammalava. Finché il primo monaco del mio ordine si introdusse nella tomba e creò una specie di santuario accanto all'origine del male. Fece di questo luogo la sua dimora. Qui pregò e lottò contro i demoni che avevano sottomesso l'intera regione. Era confinato in questa tomba maledetta e l'entrata, nei cui angoli vennero collocati vari oggetti temuti dai seguaci delle tenebre, venne sigillata con una croce sacra. In questo modo solo gli uomini buoni potevano passare e aprire la porta, simbolo del potere del nostro Signore. Fu così che il male ebbe fine, ma qualche anno fa la cupidigia portò uomini dai dubbi criteri morali. Ruppero il sigillo e liberarono il demonio che li uccise. Ormai qui non vive più nessuno, e anche se la piaga generata dalla tomba non si è ancora manifestata, presto lo farà, se non facciamo niente per evitarlo. Io sono un uomo vecchio, ormai, emarginato dai musulmani, e non sono stato capace di ricreare il sigillo. Forse questa è la mia ultima possibilità di salvare Mina. Magari potrei ricreare il sigillo. Si tratta della croce sulla lastra eretta, non è così? Sì, ma il suo potere adesso è inutile, poiché gli oggetti necessari ad eseguire il rituale che porrebbe fine a questo incubo sono stati sottratti. Se non ricordo male, le autorità arrestarono i colpevoli del saccheggio e consegnarono il bottino al museo egizio.
Ecco una lista degli oggetti che ci appartengono e che si rifiutano di restituirci. Una volta riuniti e posizionati sulla croce, potremmo realizzare il rituale. Senza di essi non potremmo salvare la tua amica. Grazie, Erodoto. Ora devo proprio andare. Tornerò a Il Cairo il prima possibile.